Ed eccoci, ci siamo, bentornati a una nuova puntata di People Talk speciale quarantena, grazie ancora per tutto l'affetto con cui ci seguite e oggi incominciamo in media stress subito, come sempre, perché la carne in fuoco è tanta. E quindi partiamo subito con Sofia Tramontin, che è tornata da poco da Washington, perché pensate, è stata per 8 mesi lì, dove ha vissuto come ragazza alla pari. Ciao Sofì, come stai? Ciao, tutto bene, grazie, e te? Tutto a posto. Tutto bene, siamo qui e finché si sta bene, va bene. Esatto, si sta meglio qua. Un po' di sofferenza per questa quarantena, però dai, questo è il minimo, tutto il secondario. Ascolta, ma tu sei stata 8 mesi quindi via, sei stata 8 mesi all'estero, com'è stata questa esperienza, che cosa hai fatto? Allora, esperienza bellissima, un po' stancante e un po' stressante perché comunque sei lontano dalla tua famiglia, dai tuoi amici, dalle tue abitudini, ti devi adattare completamente a una nuova cultura, nuovo cibo, nuova routine. La lingua la sapevi già quando sei andata via oppure hai imparato bene lì sul campo? Ecco, quello era il primo obiettivo per me. Sono partita proprio per migliorare l'inglese. All'inizio il mio livello era un livello scolastico, penso un B1. E poi subito dopo 2-3 mesi ho visto che è migliorato un sacco, soprattutto perché mi sono lanciata, nel senso che uscivo con gente americana, soprattutto non solo con ragazze italiane, quindi migliori, impari lo slang. Ascolta Sofì, come hai vissuto questa situazione di emergenza negli Stati Uniti proprio, no? Perché tu eri a Washington. Bella domanda, molto stressante. Mia mamma era molto agitata per me. All'inizio io non davo tanto peso a quello che mi diceva, poi però ragionando, sentendo il telegiornale, vivendo la situazione là, ho capito che era abbastanza preoccupante, nel senso che sappiamo tutti che la sanità americana non è come la nostra, è privata. Ho seguito delle interviste che hanno fatto al capo della CDC, che è il Centro per la Prevenzione per le Malattie, che è l'organismo di controllo della sanità pubblica, così possiamo dire, e l'hanno costretto praticamente ad affermare in diretta televisiva che ogni persona, anche chi non dispone di un'assicurazione, di un'assistenza sanitaria, sarebbe potuto essersi sottoposto al tampone. E tuttavia non è vero, l'ha detto così, esatto, in televisione. Infatti ci sono stati casi di ragazzi che sono morti perché non sono stati curati. Certo. E tutte le persone, il popolo americano non dia molto peso a questa cosa, loro sono convinti che sia una influenza normale. Ci sono alcune famiglie come la mia dove erano molto spaventati, quindi io ho fatto la quarantena anche là. Come è iniziata qua, io l'ho vissuta là. Tu quando sei rientrata, Sofì? Domenica 29 marzo. Avevo prenotato esattamente una settimana prima perché ero molto spaventata per la situazione. Poi comunque là avevano già chiuso le scuole tutto. Avevano iniziato la quarantena come qua. Tuttora la situazione è come qui, però solo in certi stati. Perché non hanno emanato una legge federale, ma ogni stato è libero di decidere autonomamente. Ho preferito rientrare e adesso sto bene qui. Sono contenta di essere tornata. Quando finirà tutto? No. Mi piacerebbe viaggiare, quindi parte del lavoro, però non di vivere all'estero, perché sono molto legata al cibo, alla routine, alle mie abitudini italiane. Là è completamente diverso. Noi italiani siamo i migliori, ragazzi. Sì, poi adesso sì, è il momento di essere... E se vai all'estero te ne rendi conto ancora di più. Ritorno un attimo in Italia, e perché oggi sono collegato anche, pensate bene, con mia nonna. Ciao nonna, mi senti? Sì. Perché siamo in collegamento, anche se abitiamo uno sotto l'altro, siamo lo stesso in collegamento. Allora nonna, abbiamo sentito adesso il parere di una ragazza giovane, adesso voglio sentire invece un po' la prospettiva degli anziani in questo momento. Quali anziani? E tu nonna, insomma, allora diciamo per il cuore. Io 8 anni sono anziana. No, ma 88 anni, figurati. No, 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 infatti, mi scusi. Allora, diciamo una seconda giovinezza, va bene? Ti piace di più? Allora, sentiamo il parere di tuo per questa seconda giovinezza, di come stai vivendo un po' la quarantena.
un po' come tutti gli altri del resto, perché non è mica comodo. Assolutamente. In casa, ma però per il bene della nostra salute dobbiamo farlo. Ascolta nonna, tu hai vissuto, come sappiamo, no, la seconda guerra mondiale, perché l'abbiamo visto anche nella puntata di People Talk della prima stagione, e adesso stiamo vivendo quella che viene considerata un'altra guerra, no? C'è chi parla già di terza guerra mondiale. Ci sono state, secondo te, ci sono delle differenze, delle somiglianze? È più brutta questa, tutto sommato. È più brutta questa? Sì, perché allora c'erano i giorni che non c'era nessun pericolo, perché c'erano i tedeschi qui e così. Eravamo giovani e ci si poteva divertire lo stesso. Ma adesso si ha paura di vedere passare due persone insieme. Perché purtroppo in questa guerra non sai chi è. Appunto, non si sa. Non si sa dove è il nemico e quando se ne va. Esatto. Ascolta, poi un'altra cosa che ti manca, qual è? Un'altra cosa che ti manca della vita di tutti i giorni? L'abbraccio con voi. E con il mio Davide anche. Ascolta, adesso ok, vado un attimo da Michael, perché siamo in collegamento anche con Michael, che lui lavora, è uno dei nostri salvatori in questo momento, perché oltre ai medici, oltre agli infermieri, ci sono anche tutti quei ragazzi, tutti quegli adulti che lavorano nei supermercati e che fortunatamente ci permettono di mangiare, di nutrirci, quindi insomma diciamo che sono le nostre figure salvatrici. Com'è Michael la situazione? È un po' impegnativa in questi giorni. Le code sono interminabili, anche il fatto magari, non so, io parlo anche magari per le cassiere, io faccio un po' di tutto, però stare in cassa a livello mentale a fine serata o fine giornata ti logora tanto. Allora, da noi diciamo che stiamo molto all'occhio quello che succede, nel senso, se vediamo magari il cliente che entra magari anche con i suoi stessi guanti, magari va a toccare la frutta, diciamo no, scusi, si mette l'altro guanto, perché toccare la frutta con il guanto che si porta da casa è come andare a toccare con le mani nude alla fine. Certo. Quindi stiamo molto attenti a questo. Vabbè, poi ci sono delle varie cose che hanno adottato anche altri negozi, altri supermercati, quello di imbustare già noi il pane o... diciamo, preservare di più quello che è il cliente e noi stessi, tutelarci noi, magari chiudere i banchi alle 2 in modo che tu prepari già gli affettati, alcune cose già pronte da prendere e portare via, così non hai neanche il contatto diretto col cliente. Ascolta, quando tu mi hai detto che quando finisci no, sei distrutto, quando arrivi a casa la sera cosa pensi? Che non vedo l'ora di tornare a casa, però la cosa brutta è che non puoi fare nient'altro che tornare a casa, dormire, mangiare e tornare a lavorare. Cioè, questa è la routine. Tra l'altro so che ti sei fatto anche male, se non sbaglio, no? Adesso sì, adesso sono proprio a casa come tutto il resto d'Italia. Ascolta, ma sei dovuto andare in ospedale, quindi hai visto un po' anche com'è la situazione in questo momento. Esatto, arrivati al pronto soccorso ti fanno subito il test, ti misurano la pressione, ti misurano la febbre, ti dicono se potresti aver contratto il corona, tutto quanto, dopodiché ti chiedono cosa hai, cosa ti sei fatto e ti svincolano, diciamo, nei vari parametri. Ad esempio, ho preso una botta al ginocchio, sono andato al pronto soccorso normalmente e diciamo che non mi è mai successo di passare un'ora a fare già tutto quello che dovevo fare, di analisi tutto. Però anche una volta dentro ci sono tutti i vari corridoi dove non ti fanno passare, diciamo, dove sono passate persone con il corona. Hanno tutti proprio dei cartelli appesi con scritto no covid o altri parametri con COVID. Sono organizzati bene comunque, per questo, sì. Questo cercano di tutelare se stessi in primis, ma anche voi pazienti che magari non avete ovviamente il coronavirus, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono tante altre problematiche che si possono aggiungere in questo momento, ed è proprio per quello che bisogna stare a casa, per evitare il sovraffollamento. Adesso invece mi collego con Massimiliano Sacchi, detto Maxi, noto a Pianello, Maxi è un grande. Ascolta Maxi, come stai? Come stai vivendo questa quarantena? Bene, bene, tutto bene. Cioè adesso io sono a Castello dalla mia compagna, segregato in casa e niente, andiamo avanti. Ascolta, tutto quello. Che tu fai diverse iniziative anche su Facebook, sei diventato molto social. Sì, ormai faccio più dirette che conte. Ascolta, poi tu sei un grande appassionato di musica, canti, sì, suoni, sì, fai sì. Tutto, no? Esatto. Raccontaci un po', qual è il tuo appuntamento che dai ai tuoi follower?
Ma no, diciamo che un mesetto fa, tramite diciamo anche la mia vocal coach che lavora qui al Palestrina, perché io vado accanto da qui al Palestrina Castello, Sì. lei ha iniziato a fare queste dirette, allora ne abbiamo parlato, e ho detto, proviamo a farne una anche noi, così, ma per portare un po' di allegria, sai che io sono molto, uno molto Certo. entusiasta, spiritoso, cioè, è andata bene, poi molti mi hanno mandato messaggi di rifarla. Un paio di appuntamenti durante la settimana, è andata bene, poi io ho coinvolto anche la mia compagna che canta anche lei, tra l'altro molto brava, e adesso sto coinvolgendo anche mia figlia. La tua figlia, l'ho Quindi, vista, no, bellissima, tra dai, l'altro. va bene, poi sai, è sempre bello, poi io mi invento un po' stile villaggio turistico, qualche giochino da fare al pomeriggio e poi i risultati, diciamo, i più bravi, io li... Diciamo così, tra virgolette, li premiamo con dei premi un po' così, però la gente apprezza e È molto bello, quindi. bravo, perché in questo momento ci vuole, no? Come dici tu, Sì. cercare sul morale, di riempire il tempo, che è un po' anche quello che stiamo facendo noi attraverso queste puntate di No, People infatti, fate una cosa bellissima. Faccio Talk, chiacchierare con degli amici a distanza. un po' di pubblicità domani sera, se volete, Giusto. alle 21 su Facebook e anche sulla pagina Instagram. Ascolta, Maxi, tu tra l'altro sei anche nel coro della chiesa, no? Mi sembra. Sì, io sono nel coro della chiesa, faccio parte anche dei gruppi vari della parrocchia, seguo anche gli educatori dei vari GREC quest'anno Hai tutto, purtroppo. Maxi, tutto. Sì, io sono un po' come si dice, come il salo, il prezzemolo. Sei dappertutto. E quindi col coro, stiamo preparando anche col coro, facciamo qualche cosa online tra di noi, adesso per Pasqua posteremo un messaggio di un canto fatto a distanza. E vediamo come andrà a finire perché non sono tanto un operatore modello, però ci proviamo a montare questa cosa e quindi è un modo anche quello per tenere la gente anche del nostro paese vicino. Anche le dirette delle messe, no? Adesso, perché è Sì, interessante vedere dal punto di vista religioso. anche questa cosa qua che è partita dalla parrocchia con il supporto di Don Enrico, sei un prete giovane, quindi un po' di tecnologia l'affronta. Abbiamo fatto questo portale che è sulla pagina dell'oratorio di Pianello, anche sulla pagina del comune di Pianello, quindi pianellovaltinone.net, quindi può vederlo chiunque, anche chi non ha Facebook. Adesso invece passo da Beatrice Cogni perché è al quarto anno di Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche, anche noto come CTF. Bea, tu come stai? Tutto Ciao Zilio, ciao a tutti, tutto bene, grazie, e a posto. Ascolta, volevo sapere, dato che tu sei più tecnica e sei più in questo ambito, no? Ci sono, perché è una cosa che penso possa interessare a tu? tutti, sono state trovate delle cure per questo virus che sembra non passare mai? Ci sono dei farmaci. Sì, allora io in questi giorni, ovviamente virtualmente, sto frequentando un modulo libero tenuto da una mia professoressa in cui stiamo appunto approfondendo quello che sono i farmaci che vengono oggi impiegati per la cura del coronavirus. Ovviamente ci siamo concentrati su quella che è la tecnica del drug repurposing, che consiste nel riposizionamento di farmaci già utilizzati per altre patologie, ma che hanno riscontrato degli effetti positivi anche sul coronavirus, proprio perché uno dei problemi di questa pandemia è il fatto che è scoppiata improvvisamente e non abbiamo delle potenziali armi per poter, diciamo, andare a risolvere l'infezione. Ci sono quindi diversi esempi. Per esempio, quello più famoso è il farmaco dell'artrite, che magari molti di voi hanno sentito, che è il tocilizumab, che appunto è un anticorpo monoclonale, quindi agisce contro l'infiammazione, e infatti si è riscontrato molto potente, diciamo, nei casi più gravi di polmonite che producono un'infiammazione molto forte. Poi abbiamo altri, sono per esempio l'idrossiclorochina, che è un farmaco molto antico, che diciamo è un farmaco antimalarico, che ha riscontrato anche un importante impiego anche contro il coronavirus, e infatti viene somministrato anche a domicilio per evitare che ci sia un aggravamento dei sintomi per i pazienti che comunque sono a casa e non sono gravi. E viene utilizzato anche in associazione con un antibiotico che è l'azitromicina, oppure altri che sono per esempio stati riscontrati degli effetti positivi su delle infezioni SARS e MERS che hanno preceduto quella del coronavirus,
nel 2002 e nel 2012. Infatti si è vista una certa omologia di sequenza tra questi coronavirus. Un altro esempio può essere anche l'impiego del plasma, che appunto, come è avvenuto in Cina, è stato applicato anche a Pavia in Toscana, infatti ha avuto degli effetti positivi proprio perché si va a somministrare il plasma di pazienti che sono guariti appunto dal coronavirus, quindi hanno una grande quantità di anticorpi contro questo virus. E stessa San Giovanni anche l'eparina, no? Avevo letto che avevano... Esattamente, sì. E infatti Castel San Giovanni è appunto uno dei primi ospedali, infatti l'eparina ha principalmente un'azione anticoagulante, però studi portati avanti da proprio uno dei medici di Castel San Giovanni hanno dimostrato anche avere un forte effetto antinfiammatorio, quindi ovviamente ospedali diversi cercano di sperimentare farmaci diversi per poter vedere quello che poi ha un'azione principale su quindi i pazienti Covid. Grazie Bea. Invece adesso passo a Filippo Congiunti. Filippo, mi senti? Come stai? Ciao Giulio, tutto bene, tutto bene. Tu? Sei arrivato puntuale alla videochiamata, è già un miracolo. Di solito ti prendi sempre un quarto d'ora clinico e invece oggi mi hai stupito con gli effetti speciali. Per te questo è altro, Giulio. Ascolta Phil, allora tu sei di Macerata, no? Tu sei delle Marche. Io ho letto che insomma già all'8 aprile c'è stato un aumento di casi anche al centro, al sud Italia, c'erano già 150 contagiati in più. Sai un po' com'è lì la situazione? Guarda, in realtà la situazione nelle Marche e a Macerata, che è la mia città di provenienza, più o meno è come in tutta Italia, nel senso città deserta, mascherine, tutto quello che sappiamo. Ecco, riguardo alle Marche, ti posso dire, certo, una regione piccolina con 1,5 milioni di abitanti e in proporzione i casi sono molti, cioè c'è un numero considerevole di contagiati sicuramente. Però tu sei a Pavia o sei nelle Marche? Io sono a Pavia, sono rimasto qui nella mia città universitaria. Come io so che la prima fase però del virus per te è stata un po' devastante, no? Come hai vissuto la prima fase proprio? Psicologicamente devastante, nel senso ti dirò, diciamo, tornando alle origini, inizialmente ero uno degli scettici, cioè nel senso... Andavo in giro, dico vabbè, è solo un'influenza, non gli ho dato molto peso, mea culpa sicuramente. Dopo piano piano, comunicazione su comunicazione, ordinanze, lockdown prima parziale e poi globale, piano piano diciamo ho realizzato sostanzialmente. E la prima fase a livello psicologico è stata abbastanza pesante, ero bloccato da ogni punto di vista. Infatti, diciamo, appunto, parlavo prima della mia tesi che ho iniziato solo dopo un percorso di autoterapia, di self-terapia psicologica. Però, diciamo, ecco, mi è stato molto d'aiuto anche il mio coinquilino siciliano, anche lui è rimasto qua, che tra l'altro mi ha anche convinto ad allenarmi, quindi a fare un po' di sport, un po' di attività fisica in casa. Bravo, vedi, meglio di me. Meglio di me che non faccio niente. A proposito di attività fisica, ritorno da Michael perché so che lui, ad esempio, va spesso in palestra, frequenta gli ambienti. Adesso come fai, Michael? A casa, esercizi da casa. Però stai andando adesso... avanti, l'hai smesso? Sì, più o meno sì, adesso col ginocchio sono un po' fermo, però sì, qualche esercizio semplice a casa. Tra l'altro voi lavorate tutti, no? Tutta la family siete al supermercato in questo momento, no? Sì, mia sorella, mia madre e io. Quindi ecco, vi potete contagiare a vicenda, insomma. Esatto, cioè se io sto a casa posso prendere lo stesso tranquillamente. Non avete un po' di paura? Quella c'è sempre, però si va avanti. È l'unica unica cosa. Bravo, bravissimi comunque e grazie per tutto il lavoro che fate perché veramente siete fondamentali, ora più che mai. Torno da mia nonna un attimo, se è ancora connessa. Ciao, se non mi è tua nonna è il numero uno comunque. Grazie. Ci sono. Grande nonna. Ascolta, tu cos'è che farai non appena si potrà tornare fuori? Beh, innanzitutto pensi che si potrà tornare fuori presto? Spero che si possa tornare presto.
E se ballano in piazza, io vado a ballare. Grande, no? Come avevi fatto quando era finita la seconda guerra mondiale? Il giorno che è finita la guerra, ci siamo alzati al mattino e hanno detto: è finita la guerra, 25 aprile. Non ci sembrava vero. Allora, tutti in piazza, e poi alcuni avevano la fisarmonica, alcuni io avevo poco più di 13 anni, non ricordo neanche, adesso 14. E abbiamo ballato tutto il giorno in piazza. Che bello! Speriamo di poterlo fare ancora, dai nonna, balliamo insieme. Speriamo, presto. Bea, l'ultima cosa, Bea, poi dopo chiudo. Ci sono. Ascolta, secondo te il vaccino quando lo troviamo? Allora, per il vaccino i tempi più o meno sono 12-18 mesi, perché comunque, come sappiamo, il vaccino poi deve essere somministrato su gran parte della popolazione e sana, quindi ha bisogno di tempi abbastanza lunghi. Però ci sono anche delle buone notizie, perché comunque ci sono molte industrie farmaceutiche che stanno investendo soldi, denaro e quindi anche tempo per trovare un nuovo vaccino, e anche università. Ci sono due vaccini che sono andati in fase 1 di sperimentazione clinica su pazienti sani, quindi uomini sani, negli Stati Uniti, quindi da Moderna Farmaceutica e Inovio. E infatti quest'ultimo progetto è stato anche finanziato da Bill Gates. Poi ho un altro vaccino, sempre in fase 1 di sperimentazione clinica in Cina. Un'ultima scoperta che è stata fatta di recente è quella di un vaccino, un cerotto che ha della grandezza di un polpastrello, che rilascia appunto questo potenziale vaccino per proprio stimolare la risposta immunitaria, e agisce su una proteina, la proteina spike, che è quella del virus che utilizza per appunto agganciarsi alle cellule per poi penetrare. Quindi il vaccino agisce su questa proteina, diciamo, fondamentale per il virus, diciamo. Va bene, Bea, grazie mille, grazie per tutte queste informazioni utili. E allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata speciale di People Talk, che voglio ringraziare tutti, quindi ringrazio Beatrice, Sofia, Michael, Max e Filippo, e soprattutto ringrazio mia nonna Alba, che per me è sempre un piacere avere come ospite a People Talk. Ringrazio ovviamente voi, vi do l'appuntamento alla prossima puntata e vi invito come sempre a iscrivervi al canale YouTube, a visitare il nostro sito www.peopletalkofficial.com e a mettere like se vi è piaciuto il video. Grazie, alla prossima!